Il disagio economico, la povertà educativa, la carenza di servizi e non manca la microcriminalità, elementi costitutivi di un divario che riguarda centro e periferie, ma anche nord e sud. Se n'è parlato al convegno dal titolo Aggregazione e socialità tra centro e periferia, organizzato dall'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Tavolo delle Periferie, promosso dalla Prefettura di Pescara. L'incontro, che si è svolto presso il polo universitario di Viale Pindaro, è stato moderato dalla professoressa Carmen Della Penna. Le periferie oggi sono quelle realtà dove c'è maggiore dinamicità sociale. L'importante è indirizzare questa dinamicità verso, diciamo, i temi della legalità e non verso le devianze. In che modo la prefettura può aiutare in questo? Coinvolgendo tutti gli attori, anche chi vive sul territorio, e soprattutto lavorando sull'identità di chi vive nelle periferie, capendo che la ricchezza sociale delle periferie può essere un valore aggiunto. Gli studi più recenti condotti da un gruppo di ricercatori dell'Università Bicocca di Milano hanno evidenziato un divario tra centro e periferie, soprattutto tra nord e sud, con in testa Napoli. Si è notato come nelle aree cittadine che tendono, no, a diventare realtà metropolitane come Pescara, il fenomeno non è così acuito. Diciamo, si colloca in una posizione mediana tra città che vivono fortemente questa scollatura tra periferie e centro e città invece in cui c'è un equilibrio più armonico, e Pescara per esempio è una di queste. Sono state esaminate una cinquantina di città e si è collocata intorno al 25° posto. Pescara gode ancora di un'immagine che tiene nel paragone con altre realtà italiane. Soprattutto, diciamo, l'ultimo periodo l'ha vista in progressione, nel senso che la povertà in termini di percentuale pro capite è diminuita, cosa che invece non si è registrata in molte altre città anche dell'Abruzzo. Certo, insomma, Pescara è anche forse la realtà industriale più viva. Chieti risente del fatto che i propri distretti industriali sono da un po' di tempo in crisi e ci sono solo delle industrie di nicchia.